Ciao, il tuo nome e da dove arrivi? Mi chiamo Mustafa Danger. Sono nato a Tangeri e sono spagnolo. Qual è la tua specialità qui al Circo di Monte Carlo? Le mie specialità sono il filo alto e la ruota della morte. Wow! Quanti anni ci vogliono per fare la ruota della morte? Da 3 a 5 anni per essere professionisti. Mustafa, ma tu ogni tanto non hai paura? Sì che ho paura, come tutte le persone che hanno paura. Solo che io la controllo. Adesso per le prove ho paura per me e per i ragazzi del mio gruppo. Questo del Circo di Monte Carlo è sicuramente un grande traguardo per un artista come te. Il mio grande sogno era lavorare qui a Monte Carlo. È un luogo speciale, è unico. Le mando un saluto a tutta la famiglia d'Italia e a tutta la gente del circo. Le mando un gran saluto. Ciao! Eccola in pista la troupe di Mustafa Danguir con la sua impressionante ruota della morte che io solo a guardarla mi fa paura. Nato in Marocco, fin da bambino Mustafa ha desiderato diventare un artista circense. Pensate, aveva solo 11 anni quando ha iniziato a fare le prime acrobazie sulla spiaggia di Tangeri. La velocità con cui questi artisti si muovono all'interno e all'esterno della ruota è veramente, veramente impressionante. Una piccola distrazione e si è subito sbalzati fuori. Mustafa sta indossando un cappuccio nero che gli impedirà di vedere. Incredibile, Mustafa e la sua troupe hanno fatto un giro completamente al buio.
alla scuola Muchachos, Mustafa ha iniziato la sua carriera d'artista nel 1999, ha creato la sua troupe e da quel momento è stato un successo dopo l'altro. Cima al suo mostro d'acciaio. Facevo anch'io le giostre di Cinisello Balsamo quando ero più giovane. È in delirio per Mustafa e la sua troupe. Thank you.
mi raccomando, voi non fatelo a casa, eh. Uno dei componenti della troupe sta indossando un cavo di sicurezza. Questo vuol dire che il rischio è davvero alto. Veramente da brivido, la troupe di Mustapha Danguir.